in diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy, la radio a pezzi. E ascolta la radio a pezzi. Radio sì, Fantasy. Proprio no. Mette sulla Radio Fantasy per ascoltare chilometro. Si sta chiamando magari. Forse c'è qualcuno che sta passando. Sta squillando il telefono, scusate. Stiamo chi è? Pronto? È pronto, te lo dico io. Sono 10 minuti che sono fuori qua in Corso Como perché avete detto che mi avevi chiamato. No, ti chiediamo Torino, buonasera. Buonasera. Il secondo appuntamento, secondo intervento di oggi. Ti chiedo scusa, però stavamo parlando di altre cose prima. Subito aggiornamento. Sì, ho capito. La Lazio. Tu mi chiedi scusa, ma io ero con Galliani, con tutto lo staff del ma Milan. Ma scusa Torino, non avevamo capito che eri a Corso Como. Noi pensavamo Corso Comodo, nel senso che fai tranquillo, cioè. Vabbè, allora. Ma non l'avete eliminato ancora. Allora, io so anche Tonino dice di eliminarlo. Io so che tu sei riuscito a fermare un personaggio del calcio ieri sera. Certo. Sì, ieri sera ero con Zlatan, veramente sono riuscito a intervistarlo e tra l'altro mi sono fatto dire anche alcune informazioni riguardo a quello che è successo l'altra settimana in campionato, perché voi sapete lo schiaffetto e quello quell'altro. Sì, no? Ad Aronica, che poi ha preso 3 giornate di squalifica. Tonino, ma esatto. La Lazio e il Napoli cosa stanno facendo? Sta vincendo la Lazio e il Napoli non so, ma mi pare stiano pareggiando. Ma comunque sì. Nel dubbio si mette sempre il pareggio. Ah, bravo, sì. Ecco, prima di tutto. Allora, senti una cosa, vuoi sentire l'intervista di ieri sera? No, certo, dai. Certo. No. Allora, Ricky, per favore, manda l'intervista. Manda l'intervista. Buonasera da Tonino della Radio Pezzi, siamo qui fuori dal tunnel e dal divertimento dello stadio Meazza. Siamo con uno dei protagonisti della sfida di stasera. E con noi qua abbiamo Zlatan Ibrahimovic. Buonasera Zlatan. Buonasera. Senta, cosa è successo stasera? Non ha girato la partita? Non avete fatto una grande prestazione stasera? Stasera? Io avevo troppo freddo. Freddo, non ho portato una maglietta pesante sotto. Questo è purtroppo succede in questi campi gelati tutto quanto. Senta, adesso sarà difficile la partita di ritorno. Cosa pensate di fare per affrontarla? Questo mettere il giubbotto. Noi dobbiamo attaccare. Come dice il grande allenatore, gol quando palla tocca rete. Ma va? Sì, questo sicuramente sì, il grande Bosco. Senta, le faccio un'ultima domanda, poi le lascio andare. Questa settimana si è parlato molto delle sue tre squalifiche che deve fare. Magari, no? Cosa pensa sentiamo, che sia giusto tutto questo? Io penso che io non sia giusto. Ma va? Perché io, grande amico Nocerino, io ero andato ad abbracciarlo. E siccome non io ti crediamo, però, io braccia grandi, sì. Ma non mi è arrivata in faccia a napoletano. Aronica magari, cioè, vabbè, a napoletano. Ok. Ok. E quindi è una registrazione che fa picchiare. Ma scusa, io a questo punto direi di lasciarla e andare avanti. Io le faccio i migliori auguri e buona domenica. Cosa vuol dire? Buona domenica. Ma buona domenica, l'ho intervistato ieri. Era mercoledì. Ma che cazzo dici, Tonino? Ma allora, pagliaccio. No. Igor, hai sentito l'intervista? Senti, com'era? Dimmi la verità, ma era Mourinho, Zeman o Serse Cosby? O eri tu? No, o eri tu per caso? Probabilmente l'audio che non va bene. Era identico. Guarda, per me purtroppo, sai, la radio mi dà quello che non mi è dà. Che sei andato, non è che sei andato in carcere a intervistare invece il capo della tifoseria serba? No. Va bene, ciao ragazzi. Grazie, Tonino. Addio, Tonino. Dovete sapere. La radio a pezzi. La radio a pezzi. Su Radio Fantasy.